Allora, vediamoli sotto forma di esercizi, anche se sono proprietà interessanti di per sé. Esercizio 1. Diciamolo così, sia C contenuto in R un insieme convesso, sia F da C in R convessa, sia X con 0 un punto interno, un punto stazionario. Quindi sto assumendo che sia un punto stazionario. Allora, quale sarà la tesi? Punto stazionario per una funzione convessa? Allora, per una funzione in generale, punto stazionario c'erano 5 possibili tipi di comportamento. Per una funzione convessa ce n'è solo uno. Punti stazionari sono per forza minimi locali, in realtà pure globali. Allora, x con 0 è un punto di minimo. È un punto di minimo. Locale addirittura globale. Perché questo è vero? Qual è l'idea fondamentale che ci sta sotto? Che le funzioni convesse stanno sopra le rette tangenti. Quindi se lì la retta tangente è orizzontale, la funzione convessa sta sopra. Quindi le funzioni convesse stanno sopra le rette tangenti. Stanno sopra le rette tangenti. Quindi f di x è maggiore o uguale di f di x con 0 più f' di x con 0 per x meno x con 0. Questa è vera per ogni x che appartiene a C, ma questo qui è 0, e quindi ecco dimostrato che il punto è un punto di minimo globale. Osservazione, abbiamo davvero usato che fosse derivabile? Osservazione, si può indebolire l'ipotesi richiedendo solo che? Indebolire l'ipotesi richiedendo solo che? Non che la derivata sia nulla, ma che la derivata sinistra sia minore o uguale di 0 e la derivata destra sia maggiore o uguale di 0. Richiedendo soltanto se che la derivata sinistra in x con 0 sia minore o uguale di 0, minore o uguale di f derivata destra nel punto x con 0. Perché? Perché vale stare sopra le rette tangenti per ogni coefficiente angolare m compreso tra la derivata destra e la derivata sinistra. Diciamo, vale, l'idea è che vale f di x maggiore o uguale di retta con coefficiente compreso tra la derivata destra e la derivata sinistra. E questa era la disuguaglianza giusta che avevamo dimostrato. Esercizio 2, mettiamoci su un intervallo. Esercizio 2. Prendiamo F da AB in R, convessa e continua. Convessa e continua. Cosa possiamo dire dei punti di massimo? Allora, A o B, i punti di massimo sono gli estremi. Allora, diciamo il max di f di x al variare di x nell'intervallo AB, questo è uguale al max di f di x al variare di x in AB solo gli estremi.
cioè il massimo viene assunto agli estremi. Cioè il max viene assunto anche agli estremi. Perché ho messo anche? C'è un caso in cui ci può essere un punto di massimo che è interno all'intervallo. L'unico caso in cui ci può essere un punto di massimo interno è il caso costante. Quindi l'unico caso in cui c'è un punto di max interno in AB è il caso delle costanti. È il caso delle costanti. Come si può dimostrare questo? Che ne so, si può addirittura applicare, se uno si fa un disegnino se ne convince subito, no? Che questo enunciato è vero, qui c'è A, qui c'è B, funzione convessa, continua, quindi il massimo esiste per Weierstrass, eccetera, eccetera, ma se ne deve stare sotto questa retta qui. Quindi diciamo, se i due valori agli estremi sono diversi, allora se i due valori agli estremi sono diversi, quindi ci sono, volendo, due casi. Se i valori agli estremi, se f di A è diverso da f di B, allora c'è un unico punto di massimo, c'è un unico punto di max, che è il più alto dei due, perché la funzione è costretta a stare sotto la retta e la retta sta sotto il valore del massimo, è chiaro a tutti questo. Se f di A uguale a f di B, allora comunque sta sotto. Comunque, uguale f di b uguale a un certo valore che chiamiamo c, allora comunque f di x è minore o uguale di c per ogni x appartenente ad a b. Tra l'altro, se è strettamente convessa, il massimo è per forza al bordo. Questo si vede, perché se è strettamente convessa c'è un punto in cui sta sotto questa qui, unisco lì, faccio il triangolino e si vede che il massimo può essere solo al bordo. Già che ci siamo, avevamo fatto l'esempio di una funzione convessa che non era continua al bordo, però non è che è semicontinua. Esercizio 3. Come saranno le funzioni convesse? Se anche non sono continue, sia f da AB in R convessa, ma non necessariamente continua agli estremi. Necessariamente continua. Allora, f è almeno semicontinua superiormente. E almeno semicontinua superiormente. Cosa vuol dire semicontinua superiormente? Cioè che f di A è maggiore o uguale dell'imsup per x che tende ad A più di f di x, e analogo da B. Da B cosa succede? Che f di B è maggiore o uguale dell'imsup per x che tende a b da meno di f di x. Quindi può non essere continua, ma al limite può soltanto scattare in su, come era successo in quegli esempi che avevamo visto. Questo come si dimostra?
Come si dimostra questo? Guardiamo sempre questo disegnino. Mettiamoci in A, in B sarà la stessa cosa. Mettiamoci in A. Per convessità vale? Convessità vale, e dico vedo figura precedente, cosa vale? Che f di x sta sotto quella retta che ho tracciato unendo gli estremi. Quindi quella retta che equazione ha? F di x minore uguale, che cos'è? È f di a, è la retta che passa per a e che ha come coefficiente f di b meno f di a diviso b meno a per x meno a. E adesso cosa faccio? Faccio l'imsup a destra e a sinistra, qui mi diventa l'imsup minore o uguale di f di a, che è proprio quello che volevo. Ora faccio l'imsup per x che tende ad a più, idem in b. Ovviamente devo scrivere la retta, la devo scrivere in un'altra maniera usando f di b. Vabbè, oppure volendo addirittura lo posso fare direttamente da qui. E quindi, diciamo, una funzione convessa può non essere continua, ma almeno è semicontinua superiormente. Esercizio 4. Sia f sia c un insieme convesso. Diciamo aperto. Sia f da c in R convessa. Convessa e derivabile. Allora, tesi? Cosa possiamo dire della derivata? È per forza continua. Cioè, se una funzione convessa è derivabile, allora per forza la derivata è continua. Allora f' di x è continua in C. È continua in C. Cioè, f è C1, è di classe C1. Questo è... Insomma, abbiamo visto esempi di funzioni che erano derivabili ovunque, ma la derivata non era continua. Questo non può succedere per le funzioni convesse. Se sono derivabili, allora la derivata è continua. Beh, questo qui l'avevamo visto. Diciamo, dato x con 0 appartenente alla parte interna di C, che poi in questo caso è C perché è aperto, devo dimostrare che il limite per x che tende a x con 0 di f' di x è uguale a f' di x con 0. E beh, già sappiamo che vale sempre, cos'è che valeva sempre? Che la derivata a destra era continua a destra, che vale sempre che f' più è continua a destra, e f' meno la derivata a sinistra è continua a sinistra. Ma allora, in questo caso mi va bene perché il limite per x che tende a x con 0 più della derivata, io quando faccio il limite a destra mi ricordo che è derivata a destra, e quindi questo qui lo scrivo come il limite per x che tende a x con 0 più di f della derivata a destra, perché essendo derivabile la derivata a destra e a sinistra sono la stessa, questa qui è proprio la derivata a destra nel limite, quindi quando vado a fare il limite a destra la penso come derivata a destra, quando vado a fare il limite a sinistra la penso come derivata a sinistra. E vabbè, allora grazie.
si tratta di sfruttare in maniera opportuna quelle due disuguaglianze, che, quelle due proprietà che avevamo visto. Dx, questa è la derivata sinistra in x con 0, e questa in realtà è la derivata in x con 0. Quindi limite destro e limite sinistro coincidono e quindi ho finito. Esercizio 5. Prodotto di due funzioni convesse. Prodotto di due funzioni convesse. Due funzioni convesse. È convesso? Prodotto di due funzioni convesse. È convesso? Siamo per il sì o per il no? In generale no. Però chi mi fa un esempio? Beh, x è convessa, x quadro è convessa, ma x cubo mica tanto. Quindi x è convessa, f di x uguale a x è convessa. G di x uguale x quadro è convessa, ma f di x per g di x, che è uguale a x cubo, no, almeno per x negativi. Uno si chiede, ma ci sarà una qualche forma in cui diventa vero che il prodotto di due convesse è convessa? Cioè, ci saranno ipotesi speciali che dicono che sotto questa ipotesi allora è vero che il prodotto di convesse è convessa? Facciamo un tentativo, facciamo un esperimento. Facciamo un esperimento brutale, poi semmai lo dimostriamo. Facciamo finta che tutto sia derivabile due volte. Facciamo finta che esistano le derivate seconde. Facciamo finta che esistano le f secondo e g secondo. Allora cosa succede? Qual è l'esperimento che faremo? La derivata seconda di f per g. E vediamo cosa succede. Se io faccio f di x per g di x derivata seconda. Questa è la fase esplorativa. Cosa diventa? Diventa la derivata di f' per g più f per g' primo. E questo cosa diventa? Diventa f secondo di g per g di x più, lascio lo spazietto, f' di x per g' di x, poi adesso devo derivare qui, diventa un'altra volta f' g' più g secondo di x più f di x per g secondo di x, f di x per g secondo di x. Tra l'altro questo cosa ci dice guardando questa formula? Che cosa verrà la derivata terza? Se io dovessi fare la derivata terza del prodotto, cosa verrebbe? Viene una specie di binomio di Newton, in cui gli ordini di derivazione rappresentano gli esponenti e i coefficienti davanti sono proprio i binomiali. Quindi questo, mettiamolo come osservazione generale, che non è male da tenere lì. Osservazione generale, la derivata cappesima, di un prodotto, è una specie di binomio di Newton. E non sarà difficile congetturare che si dimostra per induzione. Allora, sotto quali ipotesi? Allora, si vede bene che non è detto che questa cosa qui sia positiva. Però sotto quali ipotesi sicuramente questa cosa sarà positiva? Noi sappiamo che f secondo è maggiore o uguale di 0, g secondo è maggiore o uguale di 0. Quindi se sapessimo che f e g sono maggiore o uguale di 0
e f' e g' hanno lo stesso segno, allora saremo tranquilli, perché sarebbe più, più, più. Quindi allora proviamo a fare questa congettura. Congettura. Se f di x maggiore o uguale di 0, g di x maggiore o uguale di 0, e come posso tradurre senza parlare di derivata il fatto che f' e g' hanno lo stesso segno? E f e g sono monotone dalla stessa parte. E f di x e g di x sono monotone nello stesso verso, sono monotone nello stesso verso, nello stesso verso, e convesse, e f di x e g di x convesse. Allora proviamo a dimostrare che il prodotto f di x per g di x è convessa. Proviamo a fare questa dimostrazione, vediamo se ci riesce. Allora, cosa dobbiamo dimostrare? Poi magari non verrà mai, però proviamoci. Dobbiamo dimostrare che cosa devo fare? Devo fare il prodotto calcolato in lambda x più 1 meno lambda y per g di lambda x più 1 meno lambda y. Devo dimostrare che questo qui è minore o uguale lambda f di x per g di x più 1 meno lambda f di y per g di y. Cosa posso fare? Usiamo la convessità su f e su g. Allora, partiamo da left hand side e usiamo la convessità. Usiamo convessità di f e di g. Convessità di f e g. Allora, noi cosa sappiamo? Left hand side. Left hand side è questo. Minore uguale. Sono autorizzato a scrivere questa cosa qui? Che cosa ho usato qui già? Ho già usato la convessità, ma anche il fatto che sono positive. Perché io cosa sto facendo? Al primo passaggio, diciamo, qui ho fatto due passaggi in uno. Al primo passaggio sostituisco f con questa cosa qui e poi moltiplico per g impunemente. Lo posso fare se soltanto se ho a che fare con... Quindi qui ho già usato, uso f e g convesse più maggiore o uguale di 0. Già in questo passaggio ho usato queste due cose qui. E vabbè, adesso questo punto è un po' un conto. Cosa diventa? Lambda quadro f di x g di x più, cosa c'è? Lambda che moltiplica 1 meno lambda che moltiplica f di x g di y più f di y g di x, così, più 1 meno lambda al quadrato, 1 meno lambda al quadrato f di y g di y. E adesso che faccio? L'unica cosa che posso fare è sperare che questo qui sia minore o uguale del right hand side. Spero che questo qui sia minore o uguale, questo lo spero vivamente. Lo spero che sia più piccolo di che cosa? Di lambda f di x g di x. Di lambda f di x g di x più 1 meno lambda f di y g di y. F di y, g di y. Boh, vediamo che succede. Porto tutto dalla stessa parte, insomma, controllo la speranza. Controllo la speranza portando tutto a
o a sinistra o a destra, insomma, portando tutto a sinistra, diciamo, portando tutto a sinistra. Cosa diventa se porto tutto a sinistra? Lambda per lambda meno 1 che moltiplica f di x g di x, no? Più lambda 1 meno lambda, 1 meno lambda che moltiplica quel coso doppio là, f di x g di y più f di y g di x, così. Però preferisco fare una cosa che faccio tra un istante, f di y g di y. È giusto questo conto? Quanti ce n'è di questi? 1 meno lambda al quadrato che moltiplica, sì, 1, no? Cosa dovrei fare? Dovrei fare, tra questo e questo raccolgo 1 meno lambda, diventa 1 meno lambda più 1, sì, i segni si aggiustano e diventano così. Adesso mi secca un po' che qui, io cosa spero? Che tutto ciò sia minore o uguale di 0. Adesso cos'è che mi secca un po'? Mi secca un po' che questo qui c'ha il segno girato rispetto agli altri due. Lo rimettiamo a posto, come faccio a metterlo a posto? Metto un meno davanti e lo faccio diventare lambda meno 1. Quindi qui metto un meno e qui lo faccio diventare lambda meno 1. E adesso, se osserviamo bene, quello che abbiamo scritto che cos'è? È lambda che moltiplica lambda meno 1, che moltiplica... Qualcuno vede che cos'è? Questo, l'f di x col g di x viene col segno più, l'f di y col g di y viene il segno più, e i termini con una f e una g vengono col segno meno. E adesso abbiamo finito, perché? Perché lambda è maggiore o uguale di 0. Questo è minore o uguale di 0. E cosa posso dire di questo termine in mezzo? Se f e g sono monotone della stessa parte... Quindi sono o 2 più o 2 meno. E quindi questo qui è maggiore o uguale di 0. Se f e g sono monotone dalla stessa parte. E quindi è venuto. Senza mai usare le derivate. Ho semplicemente usato le definizioni, ma l'idea mi era venuta dalle derivate. E adesso voglio fare i due esercizi sugli integrali che si fanno di solito. Esercizio 6. Beh, sia f una funzione da a più infinito a valori in R continua, è tale che l'integrale tra a e più infinito di f di x in dx converge. Quindi la funzione con l'integrale improprio convergente continua. Allora, sappiamo da vari esempi, precedenti discussi tante volte, sappiamo da esempi precedenti che non possiamo concludere che il limite è 0. Il limite per x che tende a più infinito di f di x è uguale a 0. Cioè non vale la condizione necessaria, quella che per le serie sarebbe stata la condizione necessaria, che se la serie converge, allora la successione tende a 0. Non è vero che se l'integrale improprio converge, allora la funzione tende a 0. Gli esempi, quali erano gli esempi classici? Gli esempi classici, che probabilmente avevamo visto anche forse già durante la prima passata, era prendere delle funzioni così, che avevano come grafico
dei triangolini di altezza, diciamo, costante 1 e come base 1 su n quadro. Dico bene? Le aree, l'integrale impropria è la somma delle aree, che è più o meno 1 su n quadro, ma le funzioni non tendono a 0. Anzi, si possono anche fare che le altezze vanno più infinito, posso fare triangoli di altezza n e base 1 su n cubo. Ed è ancora vero che le aree convergono, ma siamo ben lungi. Va bene, non sarà vero che il limite è 0, però cosa potremmo dire a livello di Liminfe e Limsup? È vero, però, che, e questo è l'esercizio, cosa potremmo dire di Liminfe e Limsup? Che il Liminfe è negativo e il Limsup è positivo. Che il Liminfe per x che tende a più infinito di f di x minore o uguale di 0 minore o uguale dell'Limsup per x che tende a più infinito di f di x. Questa è la cosa che è vera e che andremo a dimostrare. Questo cosa ci dice, tra l'altro? Ci dice che il giorno in cui esisterà il limite, se put a caso esiste il limite, allora il limite è per forza 0, perché deve essere sia lim in sia lim sup. Quindi se esiste il limite, è per forza 0. Esiste il limite, è per forza 0. Come si fa a fare questo esercizio? Allora, anche qui cerchiamo di vedere l'idea geometrica. Diciamo, per assurdo, supponiamo che il Liminf per x che tende a più infinito di f di x sia uguale a un certo n positivo. Noi sappiamo che il Liminf esiste, voglio dimostrare che è negativo, suppongo per assurdo che sia positivo. Facciamo un disegnino e vediamo se ci viene in mente un assurdo. Quindi supponiamo che il Liminf sia un certo L positivo. Cosa vuol dire che il Liminf è L? Per caratterizzazione del Liminf c'è il definitivamente dal basso. Quindi allora definitivamente, allora per la caratterizzazione esiste un K reale tale che la caratterizzazione dice che f di x è maggiore o uguale di L mezzi per ogni x maggiore o uguale di k. Liminf cosa c'aveva? C'aveva definitivamente dal basso, frequentemente dall'alto. Ma noi stiamo usando la parte buona. La parte buona è quella con il definitivamente dal basso. Quindi vuol dire che da un certo k in poi la funzione, io non so dove sta, ma se ne sta sopra questo livello qua. E questo cosa ci dice in termini dell'integrale? A quel punto, ora, l'integrale tra a piccolo e a grande di f di x in dx, questo qui che cosa sarà? Sarà uguale all'integrale tra a piccolo e k di f di x in dx più l'integrale tra k e a grande di f di x in dx. Questo qui, diciamo, per ogni a grande maggiore o uguale di k vale questa disuguaglianza. Ma questo qui è maggiore o uguale dell'integrale tra piccolo e k di f di x in dx più questo è l'integrale tra k e a grande di l mezzi in dx. E quindi questo qui che cos'è? Questo qui a destra, questo qui a sinistra è un numero. Questo è un numero, perché a e k sono fissi. E quell'altro che cos'è? Quell'altro è l mezzi che moltiplica a meno k.
Cosa succede quando faccio il limite per a grande che tende a più infinito? Qui diventa l'integrale improprio e qui diventa più infinito. Questo qui tende a più infinito, questo tende a più infinito per a grande che tende a più infinito. Così quando a grande tende a più infinito, quando a grande tende a più infinito, a sinistra tende all'integrale improprio, per definizione. A destra a più infinito, il che è assurdo. Con il limsum cosa farò? La stessa cosa, semplicemente dal basso. Quindi stessa cosa per il limsum. Stessa cosa per il limsum. Stessa cosa vuol dire farlo come sempre. Ma allora mi chiedo, e forse ci chiediamo, non è che c'è qualche ipotesi aggiuntiva sotto la quale è vero che il limite cede 0? Cioè f continua più integrale improprio convergente non basta per dire che il limite è 0, ma se oltre a essere continua fosse uniformemente continua, allora sarebbe vero. E questo qui è l'esercizio che, col quale concludiamo, perché ci vorrà un attimino. Esercizio 7. Esercizio 7. Questo è un esercizio che è quasi un teorema, insomma. Sia f da a più infinito a valore in R uniformemente continua. Quindi adesso l'ipotesi è l'uniformemente continua, questa è l'ipotesi essenziale. E tale che l'integrale tra a piccolo e più infinito di f di x in dx converge. Allora tende a zero. Allora il limite per x che tende a più infinito di f di x è uguale a zero. Oh, se fosse lipschitziana, ancora meglio, sarebbe uniformemente continua. Dimostrazione, qual è l'idea? L'idea è questa. Pensiamo al caso dei triangolini. Cosa succede nel caso dei triangolini? Quella funzione frequentemente sta dalle parti di 1, ma se è uniformemente continua, ci vuole del tempo a scendere. Se diventa grande ed è uniformemente continua, ci vuole del tempo a scendere. E in quel tempo si accumula integrale. Spero di aver reso l'idea. Questa è l'idea che uno si porta dietro. Adesso cerchiamo di renderla rigorosa. Torniamo un attimo al disegno per capirla bene. Qui cosa sta succedendo? Che la funzione ogni tanto è grande, vale 1, ma poi va a 0 velocissimamente, perché le basi sono strettissime, quindi va giù con una pendenza bestiale. Ma pendenza è un concetto di Lipschitz, non va bene il concetto di pendenza. Però basta l'uniforme continua per dire che se qui vale 1, allora non è che può andare a 0 in un tempo 1 su n quadrato, no, non funzionano così le cose. Adesso cerchiamo di fare una dimostrazione come si deve. Quindi supponiamo per assurdo che il liminf sia maggiore o uguale di 0, che il liminf per x che tende, no, già lo sappiamo che il liminf è negativo. Limsup questa volta. Voglio dimostrare che limsup è 0. Quindi supponiamo per assurdo che limsup per x che tende a più infinito di f di x sia uguale a un certo L grande maggiore di 0. Poi si farà una dimostrazione analoga per il limsup. Cioè noi il limsup già sappiamo che è positivo. Adesso voglio dimostrare che è nullo. Con questo dimostrerò che il limsup è nullo. Facciamo un disegno e vediamo cosa succede.
c'è questo valore L grande che faccio di 4 quadretti. Questo è l'IMSUP. Allora, per la caratterizzazione, posso dire che è definitivamente grande? No, perché quello sarebbe l'IMINF. Posso dire che frequentemente sta sopra. Esiste una successione. Esiste una successione x con n che tende a più infinito, tale che f di x con n, questo secondo me è uno di quegli esercizi che aiutano a capire l'uniforme continuità, perché davvero si inizia ad usare. Quindi lì c'ho L, qui c'ho L mezzi, e posso dire che frequentemente, cioè su una successione, supera questo livello. Quindi ogni tanto la funzione va a fare una capatina qui. Questo è x con n. Questo è x con n. Adesso cosa faccio? Voglio dire che rimane alta per un po'. Cosa vuol dire che rimane alta per un po'? Vuol dire che io adesso qui fisso L quarti, ed è il motivo per cui sono partito con 4 quadretti all'inizio. Io adesso voglio dire che c'è un intervallino centrato in questo punto in cui sta sopra L quarti. Quanto è grande quell'intervallino? Il delta, ora prendo il delta, considero il delta dell'uniforme continuità corrispondente a cosa? A quale è epsilon? Corrispondente a epsilon uguale a L quarti. Questo è il trucco fondamentale. Allora sono sicuro che io dico che f di x è maggiore o uguale di L quarti per ogni x che sta dove? Dico bene? Perché? Cosa posso dire? Posso dire f di x, lo posso scrivere come f di x meno f di xn più f di xn, questo qui lo posso scrivere come maggiore o uguale di f di xn, copio quest'ultimo, meno f di x meno f di xn, e adesso ho finito perché questo qui è maggiore o uguale di L mezzi, questo qui è maggiore o uguale di L mezzi, e questo qui è minore o uguale di L quarti, quindi questo qui è maggiore o uguale di L quarti, visto da questo lato. E quindi tutto ciò diventa maggiore o uguale di L quarti. Quindi io sto dicendo che in questo intervallino qui, tra xn più delta e xn meno delta, qui c'è xn meno delta, e qui c'è xn più delta, la funzione si mantiene alta. E adesso come concludiamo? Concludiamo, ma allora cosa posso dire dell'integrale tra x con n meno delta e x con n più delta di f di x in dx? Questo qui è maggiore o uguale di, dell'integrale tra x con n meno delta e x con n più delta di L quarti, e questo qui diventa L quarti per 2 delta. Ma d'altra parte, questo integrale che cosa sarebbe? L'integrale tra x con n meno delta e x con n più delta di f di x in dx, questo lo posso scrivere come l'integrale tra a e x con n più delta meno l'integrale tra a e x con n meno delta. E cosa c'è che non va?
E queste qui entrambe convergono, tendono al valore comune dell'integrale improprio. Se io chiamo questo integrale improprio, per qualche motivo lo chiamo i, se questo lo chiamo i, questo è l'integrale tra a piccolo e un certo x con n più delta con x con n che va a più infinito, questo tende a i. Questo tende a i, questo tende a meno i. E allora? Questo qui tende a zero. Tende a zero, ma non può essere maggiore di una quantità strettamente positiva. E quindi, diciamo, questo contraddice quello sopra. Ma più che la dimostrazione formale, secondo me bisogna capire la figura. Cioè questa qui ogni tanto, frequentemente, supera L mezzi, allora per un certo delta se ne sta sopra L quarti, e qui, in questo intervallino, tra xn meno delta e xn più delta, ha accumulato un po' di integrale, ha accumulato un quantum minimo di integrale. No? Una quantità strettamente positiva di integrale che ogni volta la recupera. Adesso non sto dicendo che queste si sommano e fanno più infinito, perché uno mi può dire, no, ma poi diventa negativa e la recupera in negativo. No, non basta. Non basta, perché vorrebbe dire che oscilla da indeterminato, perché questo e questo dovrebbero avere lo stesso limite, non è possibile che lo abbiano. Quindi è vero che c'è una specie di condizione necessaria per gli integrali impropri se la funzione dentro è uniformemente continua. Capire questa dimostrazione vuol dire avere un po' capito l'uso dell'uniforme continuità. Va bene, domani funzioni inverse.